Sindel. Sindel, già sbaglia il nome, muore. Quanci? Quanci. Shao Kahn aspetta con ansia il tuo ritorno. L'imperatore, sì. La faccia più strana del mondo, tipo un pixel. E Kitana? Esatto. Kitana si è alleata con il regno della Terra. Allora ha cessato di essere mia figlia. Così. Sì. Portami da Shao Kahn. Perché adesso è accondiscente. Sì, perché è sostanzialmente un po' parzialmente controllata da Quan Chi. Esatto. Che l'invasione della Terra abbia inizio. Credo che abbiamo trovato la storia del 10. Eh? L'incipit della storia del 10. Oppure proprio il finale di questa già. Oppure siamo a metà gioco. Oh no. Siamo a metà gioco davvero. No, sarebbe metà, sarebbe. Perché l'altro giorno hai detto che volevi finirlo. Lo so, l'altro giorno ci abbiamo messo di più del previsto. Però il capitolo 12 non. Il capitolo finale non può essere Striker. Ovviamente. Cabal, quindi Shao Kahn nel boss finale. Qui la 2, ne contiamo 18, ripeto 18. Ha detto Cabal. Sul suo Olimpi. Sì. Passo e chiudo. Non può essere. Questo è Mortal Kombat 3. Questo è il concetto. Sì, sì. Siamo entrati ufficialmente in Mortal Kombat 3. Ma è quello. Prima aprirò il fuoco, poi farò le domande. Beh, ciao Letto. Va bene. Sono trooper. O anche Sturmtruppen. Esatto. Axo. Esatto. Cos'è quel reptiliano? Fuoco! Cosa che ha spinto? La lingua. Adesso basta! Noi due, scherzo della natura. Cosa? Oh yes! Oh, e anche le mosse... No, il gunshot è brutto. È roll toss. Low grenade toss. Giù indietro X, invece giù indietro B è il manganello. E giù indietro Y è high grenade, ok. Quindi giù indietro... Gunshot e roll toss nel... Non ha niente con la... È tornato a giocare Elite, non so se hai capito. Adesso sto facendo quello altro, ho cambiato mossa. Infatti hai perso. Beh, hai recuperato tutto, Perché è vivo? Cioè lui non dovrebbe essere un nome, basta. Cioè, ma anche Johnny Cage. Teoricamente anche... Cos'era quella mini schifo? Praticamente anche Liu Kang, soltanto che ha imparato le arti marziali. Un drago. Ho visto. Para! Ok. Ah! Ok. Ok. Oh yes! Oh, Striker è migliore! John Wick. È arrivato. Cioè abbiamo appena, tipo col prescelto, abbiamo appena sconfitto l'imperatore, poi abbiamo un poliziotto che sta sparando a una lucertola su un tetto. Questo è Mortal Kombat. L'ho imparata. Però non ho fatto tempo. Abbiamo pure un cartellone di un film di Johnny Cage. Vuoi che ci arrivo? No. Cioè se vuoi sì però. Volevo fare il manganello. Devi essere vicino. Uno, giù indietro B, quindi cerchio. Sì. Quanto è lento. Sì. Ecco, Ninja Prime. No. Che schifo. Cioè, è bello perché lo butta a terra, però... E in zona neutrale è un colpo basso che ti porta anche avanti. No! Oh, ok, Striker è il migliore. È l'X-Ray più bella. Sì. Con anche i suoni. Ding! Sì, sì. Dong! Sputi? Fai le linguacce? Ok. Devi essere Striker è il peggiore. Striker, dici, Mortal Kombat 11 ora. Io. Forza.
Scendiamo in campo. Ti immagini con tipo gli stili scoperta. Di combattimento? Più granate, più manganello, più pistola, più taser. Tutto, tutto. Bellissimo. Voleva quella che era nell'arena di Shao Kahn, dietro. Sì. Striker, guarda quella. Che ne pensi, alleata o nemica? Nemica. Vestita così? Decisamente nemica. Di solito, esatto, nel senso di solito. Questa battuta è così bella che io me la ricordavo. Cioè, vestita così? Ma oh, perché una mitraglietta? Nemica. Posso usare una mitraglietta? No. Non lo so. Ehi, che cosa stai facendo qua? Cerca un compagno di giochi. Millina. È davvero strafatta. Round one, fight. La presa. Quanti anni? Guarda Striker! Non 12% di danni, 12 anni. Che per me è ancora peggio perché l'hai usato continuamente. Per tutti è ancora peggio. C'è un'auto che è passata davanti e non si è visto niente. Mi ricordo come il granetto. Sì. Lei si teletrasporta pure, quindi. Sì, sì, lo so. Oh yes. Come faceva ad essere viva? Due colpi in testa e via. Striker potentissimo. Ma la smettiamo? No. La sapevo io. Ma c'è, cioè, ha fatto la derapata stupenda. Come non è sto stage? Ma magari una controllatina agli occhi. Con la torcia. Sì, lo so che ho l'X-Ray. È che fa schifo l'X-Ray, visto che sia. Cioè, deve essere tipo... Devi concatenarlo. L'ho concatenato! No, adesso no. Ehi, non sei... Ehi, può vincere. Lo so. non bere. Stavo facendo teabagging di sicurezza. Parale. Grazie. Beve in mezzo alla pausa. Adesso verrai con me. Imbecile. Vabbè, Raiden può intervenire adesso che loro hanno rotto le regole. È il protettore della terra. Non fa parte del torneo adesso. Esatto. Tutto a posto? Ha avuto una visione. Johnny Cage contro un mostro enorme? È una scena di calci nel tempo. Tizio lancia fulmini dalle mani. Come diavolo fa? Sai che forse ho appena capito. Cosa? Ecco come. Separiamoci, forniamogli più bersagli. Aspetta. Dopo te lo dico. È morto. Umani. Già. Più gradevoli arrosto. Metti un attimo pausa. Allora. Ti ricordi che dicevamo Johnny Cage è morto nel 3, non si sa come? Sì. Adesso, cioè, penso che l'abbia ucciso Motaro. Ah, okay. E infatti ora abbiamo visto Raiden che avere una visione. Esatto. E quindi... Esatto. E sta per morire ora. Lo sai chi sei tu? Oh no. Sì, ma tu sei Striker. Perché secondo te non funziona? Io bevo. Non so perché sia irregolare. Perché è onesto. A differenza di quello di Kung Lao. È fatto in modo da non essere spammante. Bene. E no. Quello era senza potenziamento! Che ha fatto due X-Ray. Sì! Vabbè, allora acciso, basta. Cioè, scusami, cioè, che cazzo di combo è? Tu pronto? Chi è? Non so che anche il 3, no.
Ho paura di allontanarlo. No, no, cagate. Ma fai benissimo. Cioè, lo userò e continuerò a cisarlo. Ma non devi fare altro che questo, ci mancherebbe altro. Andiamo. Se lo merita proprio Kintaro, cioè, è uno schifo. Non credevo di potercela fare. Tanto meno in questo modo. Cabal! A lui è vivo. A lui è Cabal! Te l'ho detto due volte. Ah, Aquila 2. Ha detto Cabal. E quindi diventerà pazzo e pazzo di potere. Cabal a terra, oddio, con gravi ustioni. Quello è l'altro costume di Ermac. Ma cosa? Vuoi riprendere? Aquila 2 era a posto. È morto. Come fai a servire? Vabbè, lo sentiamo. Solo due colpi ho preso, eh. Sì! Alla verità a 3000G! Quello è l'altro costume di Ermac. Sì. Nella modalità battaglia, me lo ricordo. Ma da quando Ermac serve Shao Kahn così? Perché Shao Kahn lo ha creato. Con tutte le anime di Edenia. Che ha conquistato. Ma io mi ricordavo Shao Kahn. Mi ricordavo Ermac molto più indipendente. E invece no. Sì. E lui è un minion tanto quanto Reptile e Baraka. Sì, però solo più forte. Solo più leale. Perché per lui è Shao Kahn è come se fosse suo padre tra un po'. Esattamente come la pensa Milina, eh. Baraka è un generale, quindi sta dalla parte del più forte, o almeno quello che pensa essere il più forte. Reptile è un assassino. Quindi gli chiedono di fare l'assassino. Ma è morto il mio approccio. Il suo X-ray è bello, ma per farlo oppure. Vabbè, ma è normale, è Ermac. Anzi, sono Ermac. Chi sono? Loro. Ah, è vero. Che parla plurale. Quindi parlano adesso. Questo è uno dei miei stage preferiti. Sì. Di tutto Mattacco. Non ho fatto una combo. Non ho fatto il non ho fatto la combo per sparare, quindi quei due colpi di pistola sono inseriti in una string, combo. Sì. Interessante. Ecco, in quei casi il manganello. Ecco adesso. Striker win. Round 3. Fight. Mi ha preso lo sparo. Magari ci metti 16 anni. Non so scatenare la granata con quella roba lì. Non è così da vicino, è inutile. No, ma l'avevo spostato lontano. Ho fatto quell'altra. No, quella era quella meglio, mi sa. Sto aspettando. Sì, lo so che quella di 6, ma fa schifo qui 6, quindi. Ho dovuto provare a essere un po' sicuro almeno. L'ho ucciso? No. Sì. Sì, ok. Quanto toglie? 38. Perché è così difficile da sì. Fare. E chi era quello a 41? 42 Jax. No, però anche il suo è probabilmente difficile. No, quello di Jax è facile. Bene, mi hai trovato. Chi sei? Ciao, Nightwolf. No, abbiamo ancora giocato come Nightwolf. Ci sarà. Chi sei? Ma di che diavolo stai parlando? Raiden è alla guida della difesa della terra dagli invasori del regno esterno. È la nostra unica speranza. Sì, ok. Difensore della terra è un po' troppo per quello che mi pagano. Vedo che, nonostante le vittorie, hai ancora poca fiducia nei tuoi mezzi. Vieni. Quella annuizione. Oddio. Cosa? Dov'è? I soccorsi non sono ancora arrivati. Forse è andato in cerca d'aiuto. Da no, solo, era bruciato. Era ridotto male. Qualcuno deve averlo preso. Capito? 13 Nightwolf.
Spooky scary scary. Lo schermo è davvero nero, non preoccupatevi. Ok. Stanno facendo cabal. Chi sta facendo cabal? Chi sta facendo cabal? Kano? Oh yes, baby. Io voglio l'episodio Kano. Sei è sicuro? Che nella storia giochi sempre come i buoni, bene o male. L'unico non 100% buono è tipo Smoke, fra virgolette. Oh yes! Rilassati, Enrico. Lui Cabala a me piace. Aspetta che... Kano? In persona. Ero in fiamme. Eri cotto a puntino. Ma per fortuna ti ho trovato. Ah, sono ridotto da far schifo. La magia di Shanzung ha curato tutto il resto. Ma i polmoni, beh... Toglimela. Impossibile, è fissa. Cosa? Niente maschera, niente aria. Sono un mostro. Sì, finalmente. E guarda che grossa la presa. Cioè, non riesce ad afferrarli Kano. Cioè, la grafica del... Avanti, provale. Su di me. Non le uso più ormai. Certo, sei un poliziotto modello ora. Ah, era del dragone nero. Il dragone nero non è più lo stesso senza di te, amico. Dovresti tornare. Questa guerra è un vero affare. Hai venduto a quei mostri i loro armamenti. Colpevole, vostro onore. Sei tu il responsabile. Ma cosa pretendi dreadlock? Di più? Sei ancora vivo. Dovrei essere morto. E ora sarai tu a morire. Cambia tantissimo. Oh no. No, in realtà è... Vabbè, indietro indietro X e indietro indietro A ci sta. Anche giù indietro giù indietro Y ci sta. Il punto è che credo che Nomad Dash sia la super velocità, che è il figo forse. Adesso li proviamo. Indietro dietro X, indietro indietro A. Anche in aria. Giù indietro Y. One, fight. Ok, questo è bello. Perché se non avesse parato. Ma è tipo anche una mezza presa? Ah sì. Fighissimo. Toglie più di una presa. Questo indietro indietro A. Sì, quindi proiettile basso. Proiettile basso. E cos'è l'altro indietro dietro? Dietro e indietro quadrato direi. Oh, stringa di colpi. Ah, è un semplice blast. Okay. E questo è dash, sì. Quindi l'idea ovviamente è di fare... Sì, lo scatto Nomad più... Più in, giù indietro triangolo, esatto. Stato che è molto facile da parare e sei super punito. Sì, è come un teletrasporto, ma non i teletrasporti offensivi, quelli in cui ti muovi e basta. Esattamente. Cioè che in realtà, no, è come quelli offensivi, perché sì. se un offensivo lo pari ti punisce di più di uno di quelli di movimento e basta. Cioè è come i teletrasporti, questo intendo in realtà. Ma vogliamo vedere l'X-Ray? Lo facciamo, lo facciamo. Sto provando a fare però il tentativo. Aspetta. Ah no! L'ho preso mettendoci anche un pugno in mezzo. Cos'era l'altro? Quello mi serve per il wake up dalla presa. L'attacco basso in wake up dalla presa è fantastico. Però lui è chino. È una carina buona. Yes. Ecco, quella è una buona ragione per fare quello lì. Ah, se ci prendi un minimo la mano... 27. Cosa? Fa schifo! Ok che copre tutto lo schermo, quindi è facile da fare, ma 27... Sì. Cioè, 27 e 42 è la differenza. Per ora sì. Non hai più molta voglia di morire, eh? Come si esce di qua? Auguri. Nessuno lascia il regno esterno senza il consenso di Shao Kahn. Regno esterno? Shao Kahn? Shao Kahn è il grande capo di questo posto e presto anche della terra. Dov'è? Lascia perdere, non puoi avvicinarlo. Io no, ma scommetto che tu vedi i capelli che si buggano e fanno un disastro. E gli occhi nelle lenti. Quello è bellissimo. Quello chi è? Ah, è... Notaro ucciso. Gbor Gbor, no. E allora? La Bora Bora. Gbor Gbor è un mostro di... È lui? God Eater. Caspita, sei davvero un genio. Non è un problema. Andrò nel regno della terra. Ciao Sindel. Terminare.
fare. Ah, ora possiamo menarla, dato che lei c'è. Sì. Sì. Shang Tsung. Sì, imperatore? L'imperatrice ha una richiesta per te. Shang Tsung, non è che Shao Kahn aveva voglia. Ecco, credo sia al di là delle tue... Posso farcela. È anche potenziato adesso, sei scemo. Ah, no. Per ridare il potere. Ma i codini! La gente fa che comincia a preoccuparsi, dice che è quello. Oh no. Oh! Nessuno attacca l'imperatore! Noob e Milina. Ma l'imperatore non è riseduto. Non si può fare la presa durante quello? A quanto pare. Però tanto l'altra mossa toglie più della presa. Si teletrasporta dietro me. È come i Rakuzi. E ogni volta devo ricordarlo. Quello è disorientante. Sempre guardato, guardato, guardato? Sì. Ok. Ed è una buona combo. Ecco perché quella sua... Ma però, se è così facilmente parabile, perché è anche così debole? Non so. Perché fatto... ha molto range. Presumo, ma... Ah, è perché puoi fargliela gratis se la combini. Anche per quello. Quello chi... qualunque. Cioè, tutte le X-ray possono essere integrate in una combo. Forza, forza! Ma è vero che no! Va male. Sì, anche perché questo toglie più della presa, quindi davvero. Ma è quella combo lì che sono tre mosse? Questa? Sì. E se la prendi anche col follow up giù? Il indietro indietro A fa un sacco di danno perché appunto round 2 fight. In realtà anche un decente riposizionamento, se ovviamente mi punissero lo farei molto di meno. Sì, perché... sì, ovvio. Non so cosa sei. Sì. Ovviamente lo... Stavo parlando. È la prima volta. Io il suo me lo ricordo di 9. Ah no, mi ricordo le sue fatality, non le sue X-ray. Ah, d'accordo. What? Sì, ah no, me lo ricordavo un po' anche io. Però è un sacco di danno. 36. Credo sia più di quello di Milena. Fuck! Prendilo! Miracolo! Mi sembrava che l'avesse lanciato via. Pensavo di essere io il mostro. Chiudi il portale. Si è fatto tardi. Fatto tardi. Cosa? Stupisce ora che vede la forza velocità. Se incontrerà Striker le durlo dare a Striker. Solo perché non ti riconoscerà. Che velocità incredibile! Deve essere un effetto collaterale di quella magia. Wait, non ti è concesso l'uso del portale. Ah sì? E chi l'ha detto? Sub-Zero. Ah! K-520. Sai cosa Sub-Zero? Dici che non ha nessun senso.
presto lo comprenderai. Round one. Del tipo Hello there. Vediamo se l'annunciatore si blocca di nuovo. Che bella spalla. Vabbè, che adesso è Cyber Sub-Zero. No, non mi è partito il proiettile basso. Sì. E quella è una true combo, perché cioè, a parte il proiettile basso che può o può non colpire, però le altre due funzionano. Ok. La ball mi piace comunque molto. E beh, alla fine di ogni gioco dovremmo fare tipo una mini lista dei personaggi giocati velocemente, così proprio a memoria, senza stare a... Sì, sì, sì. Oh, è vero che sì. Si apre il roster. Sì, ci ricordiamo chi abbiamo usato. Mi piace che se ne vada e poi torna all'improvviso. Sì, è tipo flash di... Sì. Sì, ma Ed Boon l'ha chiaramente detto che la sua ispirazione per Cabal è... ovviamente... Oh, così la vediamo. Aia! Palla di ghiaccio. Oh, figa questa. L'unica cosa che mi dispiace un po' di questa serie è che non vedo le fatality di nessuno. Che slonk, però. Quella conta quanto fatality. Esatto. Non sei poi così glaciale. You're not so cool. Perché ti ribelli a un fratello del Link? Quello non è un fratello, è una macchina. Io sono umano. Tu non sembri umano. Tu non sei È colpa umano. Di questa maschera. E come? Sembrava sinceramente dispiaciuto. È come un po' di questo maschio. Comunque, grazie di dialogo, mi sono appena assistito, io non lo so. Lei non mi abituerà mai, l'ho già combattuta 6 volte. Sì, troppo per questo gioco. Cioè, lei è tipo il nemico con meno spessore. Lo merita, ma esatto, ricomprati gli stinky bitch. Vediamo se fa quei saltini di nuovo senza queste gambe. Ecco, quello è un buon modo per schivare questo. Va bene. Ci devo pensare ogni volta un attimo. Un vero giocatore in Mortal Kombat le farebbe in combinazione. E ogni volta che la vedo sparire sono lì tipo, ok, ho visto. Wait, no. Boom. Non puoi fare le... Ah, sì, a lei puoi fare le prese. Round two. Sì, a lei sì. Fight. Giusto. Paura di venire alla spesa. C'è qualche mossa che non abbiamo ancora provato? Direi di no. No, le sto usando tutte. Gas Blast? Qual era? Il proiettile. Ah, sì, quello l'ho usato poco, però... Perché è un banale proiettile. Bam! Però proiettile, più questo, quella è una bella combo. Dovresti provare a potenziarne alcuni, anche soltanto per vedere la, che il potenziamento. La coreografia. Tipo di questo. Quello non ho preso. Ma non viene considerata come presa questa. No, no. Ma tu quante braccia hai? Mi sento come ai vecchi tempi, ma più veloce. Sub-Zero! Ah, Smoke. Ti mostri un grande potere, Kaba. Ehi, ma tu sbagliato. Sei il tipo dei fulmini. Hai aiutato Striker. Striker, come? Sta bene. Si è unito a noi nella battaglia contro Shao Kahn. Apprezzeremo anche tuo aiuto. Sub-Zero. Ciò che faceva di lui Sub-Zero non esiste più. È mio amico. Quello che gli hanno fatto è spaventoso. È vero. Dobbiamo cercare di aiutarlo. Cavale tra i buoni. Così, dal nulla. Sì.
Fatto, proviamo così. Oh no. Capitolo Cyber Sub-Zero. Per niente, è la prima volta che mi capita. Sì, che è la voce di Jax questa. Oh no. Non era morto Jax? Gli ha strappato le braccia? Gli ha strappato le braccia, sì. Ah, però sto poi... Okay. Non lo so, lo vediamo. Sub-Zero? Toc toc. Chi è? Jumpscare! Paura. Come ti senti? Di merda. È lì! Sta bene! Cosa c'è? Sì. Ricordo. A questo punto saranno 15 capitoli. Tutto ciò che ho fatto. Pensavo fossero 10. Qui pensavo fossero 12. Dobbiamo impedirgli di fondere i regni. Hawken, come potrà aiutarci Sub-Zero? Hawken? Lo ignoro. I miei tentativi di alterare il futuro hanno maestro. Generato effetti negativi. Sub-Zero non avrebbe dovuto subire questa trasformazione. Le sue azioni potrebbero alterare ancora il flusso temporale. Non ci servono informazioni. Rimandiamolo nel regno esterno. Non si accorgeranno della mia defezione. Potrei ingannarli. La terra è finita. Ok. Sentiremo la mancanza. Molto bene. No, non esistono gli scontri contro tre, vero? Dove è finito l'intruso? L'ho ucciso di peggio. Sulla terra. Doveva essere risparmiato per l'interrogatorio. Era troppo forte. Non avevo scelta. Seguimi. Abbiamo una nuova missione. Ma quindi hanno riprogrammato sempre Sub-Zero per ridargli l'anima che aveva? Sì. Ok. Semplicemente hanno tolto la programmazione, così lui è tornato l'anima di Sub-Zero. Ok. E basta, hanno disattivato il chip che lo rendeva controllabile, immaginai. Sì, sì, la cosa è. Le esperienze sono state rimosse dal tuo sistema. Apri il pannello d'accesso. I dati di programmazione sono corrotti. La mia anima era corrotta. Ora è di nuovo pulita. Oh, però Cyber Sub-Zero. Sarà Sub-Zero. Oh mio Dio. Vabbè, tre sono la granata, semplicemente. Ice Perry? Tanto non lo userai. Eh? No, tu devi vedere cos'è l'Ice Perry, perché è la mossa stupenda. Ah, lo so cos'è. What? Parlo di tanto. Che quello è il teleport. Ah, non è di attacco, è solo di movimento. Sì. Mentre... Allora, all'indietro è teleport, quindi in avanti invece è la palla di ghiaccio. Quindi in avanti la palla di ghiaccio, la slide è come al solito, il solito shit show. Ice Perry, Ice Bomb. In aria. Non mi piace tanto questa cosa. Ma che sento, mi sta prendendo. Beh, direi che le prese sono back. Prova a fare il perro di quando fa il teletrasporto. Secondo te ero la velocità di resto. Ma la sciabola? Se non è nel combo. Indietro. State step. E anche chest swipe. Round 2. Fight! Questa è la sciabola. Almeno appare. Ah! Le mosse sono un sacco di altre robe. Non mi sta smettendo. In quale cosa? Cosa stai facendo? Tutto
Questo è lo scontro dei clan comunque. Puoi dirlo forte, clan. Bam! Se lo batti su Sally X-Ray, non lo so, non lo so, non lo so. C'è una cabina telefonica che mi sta aspettando. Non fa l'X-Ray. Non so che ti vuole mettere il pausa e... Magari in aria? È in aria. Pensa a te. Amici, sono arrivato. Fa un sacco di danno. 36. Beh, 36 non è neanche tra i migliori, dato che è in aria ed è un calcio molto parabile, devo dire. Non sono molto contento. Vabbè, rispetto a 27. Beh, però Cabala aveva un moveset 100 volte migliore, almeno per come uso io i personaggi, che è tipo spammare mosse. Cioè, magari lui ha delle combo fantastiche, però io non ho tempo né la capacità di imparare queste cose, quindi io giudico i personaggi su chi ha le mosse più fighe e più comode, che si combinano meglio. Certo, e presto certo. I migliori sono stati Kung Lao per il cheese. No, Kung Lao in generale, figo. Smoke e Cabal e Striker. Basta. Scorpio. Vabbè, sì. Lo riprogramma? Apparentemente. Boon. Ti ringrazio, Sector. Ah no, solo ho trovato l'informazione. Ah, me la ricordo sta mappa. Che no? Oh no. Oh no. Cosa hai appena visto? Oh no, ho un bruttissimo presentimento. 8 braccia. Dobbiamo portarli. Vabbè, che sappiamo come risolverlo. Ma non con lui. Dico a voi. Ma che sì. Chi se ne importa? L'importante è che paghino. In piedi, ha detto. Forza, in piedi. Alzati. Ah no, ok, scusa, contro te. Troppo si sbaglia. Adesso, certo. No. Neanche contro te. Io te. Forza. Ma te lo faccio? Oh no. Oh via, no. Fuggite! Ora! Forza, andiamo! Forza, andiamo! Oh no. Che no, è ancora lì. Non è possibile. Pagherai per il tuo tradimento. Oh no. Oh no. So che li devo combattere. No, ho una serie di colpetti. Magari funziona. Almeno in parte. Se posso uccisarle abbastanza da non farmi togliere tutta la vita. Ok, benissimo. Ok, no, non è abbastanza. Devo quante? 52? No, no, non 52. Oh, c'è un altro colpo? Cazzo! 53! Più di Shao Kahn! Ok, devo combatterli per bene e essere bravissimo, sostanzialmente. No, devi uccisarli per bene, ma dobbiamo ancora trovare il modo con lui. Cioè, dobbiamo trovare il modo di uccisarli, non sappiamo ancora come. Ci metto un attimo io a pensare le cose. Non volevo credere. Tutte le volte che fai gli uppercut nei momenti più sbagliati, e qua ci metti anche pure a pensare. Che questo sia il cheese. Con queste tutte queste fight l'obiettivo è trovare il cheese. No, quella mossa gode tantissimo. Tanto bene, tanto bene. X-Ray il prossimo congelamento, eh. Vai. Salta, salta, salta. Ah, è vero, mi ero scordato. Vieni, vieni. Rompe. Oh no. Salta. Ok, lui è l'X-Ray e sei morto se te la fa. Oh no.
Il problema è che siamo 1-1. Però adesso sappiamo cosa dobbiamo fare. Sì. Conto che lui adesso è all'angolo. Quindi più vicino. Ok. E se andare dall'altro lato e fare tutto uguale ma al contrario. Il problema è che non posso fare la presa per cambiare l'acqua, perché è troppo rischioso saltare sopra. Ecco, fare anche lo slide. Oddio, mi sto... No, credo. Perché questi due? S-I-G-H SIG. Di chi? Da quando l'ha avuta quella cosa? Ok. Sto in una posta per avere lo spazio. Sì, 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 sì. Fai bene, fai bene. Stai buggando abbastanza da non fargli fare il salto in alto. Ecco. Per di più Kintaro è peggio di Goro. Goro è stranamente cisabile. Sì. No, ho sbagliato. E via. Lo so che l'X-Ray ma lo tengo per sicurezza per una fase 2. Sì, sì, sì. Ma sono lentissimi. A parte quando vogliono essere veloci, quindi... Non ho allontanati troppo, ok. Cioè, dico da lui. Oddio. Ha fatto il poison through il ghiaccio. Sì. Faccio fuori prima Kintaro... O no? Ecco, l'hai detto. Se poi io sbaglio queste cose... Culo! Anche a coordinare il mio cervello per farlo subito nella direzione giusta, che è già qualcosa. Fagli l'X-ray a lui. Sì. Non a lui. Salta. Ah, salto sempre provo sempre a saltare con X, è quello il problema, è che è il tasto più ovvio. Morto? Sì, sì, sì. Certo. Oh! Queste battaglie fanno merda proprio. Però considera che peggio di questa... Cioè, di loro due assieme non credo. Shao Kahn era peggio. No. Per me sì, perché io non so parare. Vabbè, in realtà l'hai cisato, anche tu non hai parato Shao Kahn. Certo, va cisato anche lui. Però magari in Mortal Kombat 10 e 11 ci sono delle boss fight che non vanno cisate ma imparate, che sarebbe meglio. Oh, no. Come? In ogni Mortal Kombat si deve cisare tutto, ok. Quantomeno il boss finale, sì. Ok, Ermac. Solo Ermac? Sarà meglio. Ormai. Non tirarmele! Ah, così, ok. E tipo arriva Erma che si combatte. No, aspetta, come... Ta 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 ra ta ra ta ra ta ra ta ra. Infami in faccia lì. Oh no. Anche il
Non volevo fare di me. Ah! Io sono stato zitto per concentrarti, però non farmi. Cioè, per con... sì, per farti concentrare. Boom. È in aria. Non si sa come. L'ho preso stesso. L'hai preso. Si era scongelato e si stava muovendo. Ed eri lontanissimo. Però vabbè. Cioè, sembrava l'avessi missato del tutto. Io pure. Che mi faccia di sei. Vabbè, almeno te l'ha fatta, ora non devi avere più paura. Ah, quello di Emma mi sa che fa un sacco di. Oh, vabbè, normale. 38? 35. Mi ha fatto paura. Non l'ho visto là perché ho detto oh no. Perché mi devi far paura? Mi sono abituato al tuo ritmo di abitudine. Perché a volte sbaglio. Ah, ecco perché. Cane ancora lì. Congelato. Credevamo fosse la fine. Mi sa che almeno un paio di quelli nascono qualcosa. Ah. Verremo, ma dobbiamo tornare alla nostra squadra. Meglio così. Buona fortuna, amico. Beh, non mi ha molto bisogno. Non è tuo Raiden. Amico. Ah no, è noob, che ovviamente i fulmini di Raiden. Ah, noob ovviamente può risuscitare anche. Oh. No, ok, sta creando il cerchio magico per Quanci. Sì, diciamo che noob conosce le arti oscure, ma nessuno ha ancora detto chi è noob. Sì. È assurdo. Qui è San Siro. Ho incontrato Quan Chi. Sembra che... Oh no, noob Quan Chi. No. Il Soul Nado. Cosa c'è? Vero. Che cosa hai visto? Chi ci finisce dentro? Anime di Scorpio. Di dimensioni mostruose. Tutte le anime della sì. Terra saranno. E quindi Scorpio adesso deve apparire in qualche modo. Ma Scorpio ci finiva tipo anni dopo. Potere. È questo che ha scoperto Sub-Zero? Nonostante i miei sforzi, il futuro resta in pericolo. Come ho potuto deludere la Terra? Raiden, non perdere la fede negli spiriti. Ti guideranno e ti proteggeranno. Ma scusami, lui non è uno degli spiriti. Sub-Zero. No. Perderemo cioè, lui è uno degli dei. Sì, è sarà un semplice dio del fulmine. Non è sì. Neanche un dio anziano. Ah, non è un dio anziano. È tipo te... farne fuori uno con una stalattite di ghiaccio? Dall'ombra? Kane ci ha messo in guardia. È mio. Vediamo se ora. È solo tu. Tu non sei degno del nome di Sanzi. Secondo me lui è il primo Sanzi. Come osi giudicare? Una volta portavo quei colpi. Ce l'ho preso. Oh, behind. Sono io. Quan Chi mi ha ricreato. Ricreato? Anche a me. Siamo copie difettose di ciò che era. Io non ho difetti. Quan Chi mi ha perfezionato. A che scopo? Infatti ti chiami Noob. Ok, che è boom. È perfetto. No. Sì, sì, ovvio. Il sangue è lo stesso, ma non siamo fratelli. Allora non esiterò a sconfiggerti. Erano fratelli, proprio di sangue, vero. Ma il drago! Messa lì. Quindi finalmente sappiamo i nomi. Il primo Sub-Zero si chiamava Bi-Han. Il secondo... ed è diventato noob. E il secondo Sub-Zero si chiamava Kuai Liang. È diventato Cyber Sub-Zero. Però con un cervello. Però in qualche modo bisogna tornare al fratello normale. Sì, non continuare a sparare i proiettili, di tutto si teletrasporta. Sì, sì. Beh. Perché nell'11 c'è Sub-Zero normale. Se fosse un terzo Sub-Zero possibile. Mi stai ascoltando. La sorpresa è stupenda. Senti tipo. Mi sono scordato le altre mosse tanto. Lo slide. Ma le ice bomb come sono? Merda. No. Oh no. Beh, se lui è così stupido da cadere solo. Però non ha congelato. Comunque secondo me con noob lo slide. Lo slide è difficile.
Ah, è tipo un portale! Sì, che è un proiettile che diventa un portale che ci fa cadere. Oh. Ah, quindi se metti quello e lo concateni con la sua presa fa la cosa strana. No, penso che sia il portale potenziato. Ok. Avevo la presa potenziata. Sono riuscito a fare due colpi di spada. Completamente inutile. Potenza potenziata, veramente no. Smettila. Sub-Zero. Round 3. Fight. Ma che bel fanculo. L'ha potenziata. Non sei bot, tiro nero. Oh. Vai con... Ho le mani che non rispondono ai comandi. Dritto sul muso. E comunque è ancora in vantaggio. Troppo vuole. Muore. Hai ragione. Non siamo fratelli. Rimase in siamo partito. Di terzo grado. Oh, ta scendo. Sbrigati, Sub-Zero! Hai vinto, tiragli qualcosa! Tiragli. E niente, non c'è. Ok, sono tutti idioti in questo gioco. Che felice. Ecco, quello che ti aveva chiamato amico. Il Sub-Zero è stato completamente inutile. No, vabbè, ha picchiato suo fratello. Via! La tua anima è in pericolo! L'avevo detto. Nightwolf, il fato della terra è segnato! Non ancora! Lotteremo fino alla fine! Wow! Improvvisamente... Shoulder, ok. Oh, sono belle! Oh, yes! Non me le ricorderò mai, però almeno... Beh, quando vedi Axe Swing e Arrow Shot già mi piace. Ho già fatto tutto, esatto. Reflect e Choke sono tipo perli, non mi interessano. Lightning... Choke così. Magari no. Reflect sì. Choke non lo ricordo. Se lo potenziassi, no. Si dici che si può fare? È tutto sul potenziale praticamente. Quante le prese. Io non sono ancora mai riuscito a fare una mossa potenziata. Quella, ah, quella, ecco. Sì. Ok, aspettiamo. Ok, adesso moriamo. Voi... Il destino della terra è segnato. Clank, mi sta con la mia stessa cosa. Round 2, fight! Qualche ragione hai l'X-Ray. Direi di non perdere tempo e sfruttarla subito, visto che tanto così te ne ricapita un'altra. Cioè, uno. Subito nei momenti fattibili, il primo momento giusto, ecco. Ah, quella è la swing. Mettila! Ho fatto a non colpirlo con la swing, aveva la parata. Sembra una parata bassa. A quanto pare no, mi sa che è un colpo medio. Preso me la ricordavo. Ok, mi ucciderà con quella stupida mossa del cazzo. Oh, non romperlo, 70 euro di... Basta che tieni premuto presa prima che lo faccia. E vabbè, dunque. Wow. Ah, vabbè, non vuoi sprecare... Cioè, presa, sì, scusami. Caramba, sì, vabbè.
l'avrei dovuto colpire in stile uppercut. Ma anche l'uppercut non avresti, anche con l'uppercut non avresti colpito, eri troppo lontano. Cioè, per quanto vicino. No, bitch! Aspetta, aspetta, aspetta. C'è speranza. Shoulder. Mi ricordo com'è! Avanti, avanti, qualcosa. Capito, qualcosa. Triangolo B. L'hai usato finora, pensa potrò ricordarsi. Io non mi ricordo le cose. Cioè, è il punto di questa serie. Io che faccio schifo ai fighting game. Che mi devo stessi facendo cose con logica, quindi ho detto. Cos'era? Quello è il Perry dei proiettili, quindi direi che non era il caso. L'hai trovato, yes. Round 3, fight. Sam remontada. Ascia più X-ray. Ovviamente quando mi sento. Secondo me può funzionare. Ok. No, è andata, temevo stessi imparando. Bello. Dritto in cuore. Dai, questo è bello. È bello, bisogna prenderci un attimo la mano, però mi piace. Ha tante possibilità. No, non faranno combattere il lupo di nuovo. Dei controlli a me lo uccido. Ciao. Addio. Mi sa che non era scopo che ci finiva. No, giusto. Ma la timeline sta un po' cambiando. Sì. E mi vado. Arrivederci. E lo scudo potevi usarlo. Sì. Hai tolto lo scudo con le scuole. Te lo dice uno che non farà mai, quindi ti capisco, fratello. Che capitolo è Nightwolf? 15. 15? Sì. Sì. Perché? Ok. Oddio, quanti sono i capitoli? Se avevano detto 15 non sono più 15. Oddio, ne sono tipo 20. No, no, dai, sarà un numero strano. Confido. Come possiamo sapere? Ah, giusto, la scena più importante. Raiden potrebbe avere visioni di possibili futuri, non del vero futuro. Sonia ha ragione. Io ero destinato a farmi ripiazzare le braccia con queste. Ah, è vero che Jackson non aveva, non mi ero mica accorto che non avesse. Scoppia la testa al suo pensiero. Tutto questo è inutile. Non possiamo prevedere le nostre scelte. Raiden, che cosa pensi? Ti duele la frangia orrenda. Raiden? Raiden ha visto cose che voi sì, umani. Meglio così. Qual è il prossimo obiettivo? Nightwolf. È finita. Le anime della Terra sono salve. È vero che esiste Sonia? No! Non è ancora abbastanza! Devo parlare con gli dei anziani. L'infrazione di Shao Kahn deve essere pulita. Ma la vera battaglia è qui, nel regno della terra. Non vinceremo senza gli dei anziani. Ma maestro... Liu Kang, come un'ombra... Nightwolf, comanderai in mia assenza. Come desideri, Aoka. Beh, adesso? Starcene qua così non servirà a niente. Aspetta. L'episodio è appena finito.
week, return match with the Riddler.